Siamo qui con la professoressa Boscolo Daniela, che ci racconterà la sua esperienza all'interno di un istituto tecnico, giusto? Sì, istituto tecnico commerciale turistico, sì, di Porto Viera. Allora, noi ci troviamo con i nostri ragazzi con disabilità a rappresentare praticamente un ultimo step di un percorso più o meno sovrapponibile al percorso normale di un qualsiasi ragazzo. E il fatto è che poi una volta terminata la loro esperienza scolastica, mentre i loro compagni, chi continua all'università, chi trova lavoro, rispetto appunto a questi loro compagni, per loro si apre una voragine, no? Ecco. Quindi noi abbiamo cercato di colmare questa voragine offrendo loro una possibilità, quella di maturare quelle competenze all'interno dell'istituto scolastico, perché penso che un dovere della scuola superiore sia proprio quello di far da ponte tra la scuola, tra il contesto scolastico e quello che invece c'è nel mondo fuori, all'esterno, quindi il mondo lavorativo. Per cui noi abbiamo cercato di colmare, come dicevo prima, questa voragine creando una situazione lavorativa all'interno del nostro istituto. Naturalmente non l'abbiamo fatta da sola, ma abbiamo avuto l'aiuto di terzi, molti terzi che si sono adoperati in questo frangente. I terzi sono state entità istituzionali oppure, diciamo, private? Sono state entità sia istituzionali perché abbiamo avuto l'appoggio dell'ULSS, precisamente Dipartimento SIL, che è l'integrazione lavorativa, e naturalmente le cooperative, quindi a un certo punto di vista istituzionale, però abbiamo avuto anche l'apporto di privati. Noi infatti in questo istituto abbiamo reso possibile l'allestimento di un supermercato, quindi di una realtà lavorativa, grazie appunto all'aiuto di due supermercati. Uno si è prestato a venire appunto ad allestire nel nostro contesto scolastico proprio tutto quello che riguarda l'apparato, diciamo così, pratico del supermercato. L'altro supermercato che c'era molto vicino a noi, e per questo molto comodo per le nostre escursioni, i nostri stage, i nostri tirocini, ha invece contribuito proprio con l'ospitalità dei nostri ragazzi, in modo che potessero esercitare le proprie competenze. Questo supermercato così creato nell'istituto poi è diventato un momento di condivisione di un'esperienza, di integrazione, non soltanto per i nostri ragazzi con disabilità e i loro compagni di classe, ma di tutto l'istituto, perché tutti erano coinvolti, dai bidelli al personale, quindi ATA, ai genitori che venivano e che vengono, perché è il quarto anno che noi lo facciamo. Ma la famiglia è stata proprio coinvolta anche poi nel pomeriggio, perché aver scelto il supermercato come un possibile allenamento per il lavoro, contestualmente è stato scelto perché dà la possibilità di esercitare anche l'autonomia personale e sociale, perché ognuno di noi poi dovrà andare a fare la spesa, sapere dove mettere le cose quando arriverà a casa. Per cui questo è stato il lavoro che hanno fatto i genitori a casa, quindi quello di portare il loro figlio a fare la spesa al supermercato, a cercare di renderlo autonomo sotto questo punto di vista. Sì, esatto, quello che appunto è emerso molto durante il convegno di questa mattina è stato proprio l'importanza Sì, dell'autonomia per ognuno. è sempre difficile, no? Soprattutto quando si tratta di ragazzi diversamente abili, cercare di tagliare, no? Si ha l'impressione di non fare quello che c'è bisogno. In realtà, lei sa benissimo, meglio di me, che ci sono le relazioni disfunzionali, no? Bisogna fare conto con queste e quindi cercare di fermarsi al momento giusto per lasciare andare questi ragazzi e provare da solo, anche fallendo, perché no? Perché il fallimento fa parte della crescita comunque. Bisogna comunque fare e coinvolgere la famiglia, che è quella magari più restia, perché sembra che non faccia di tutto per il proprio figlio, perché comunque è questa la tendenza, no? Quello di proteggere fino all'ultimo il proprio figlio. E come vi hanno aiutato le nuove tecnologie? La sua esperienza che magari.
Beh, noi le abbiamo usate proprio nei programmi, proprio per far funzionare il funzionamento del supermercato, quindi tutto quello che era l'inventario, tutto quello che era le richieste di ordini fittizie che venivano fatte, che comunque per loro erano, perché agivano nel computer, e il rapporto con la cassa, il rapporto con questi strumenti che naturalmente non sono tecnologie all'avanguardia, però sono sempre strumenti, no? Strumenti sono sempre protesi al nostro corpo attraverso le quali noi agiamo in determinate cose. Il progetto è concluso, quindi immagino che alcuni di questi ragazzi siano usciti dalla scuola. Avete dei feedback? Abbiamo dei feedback perché uno è stato assunto da un nostro proprio partner, quindi siamo molto contenti di questo. Abbiamo un feedback per quanto riguarda l'aumento dell'autonomia in generale, al di là poi del trovare il posto, che è naturalmente difficile, però ecco, c'è questo. Noi per la prima volta, le faccio un esempio, noi nel contesto scuola questi ragazzi erano non si isolavano, ma anzi ormai erano contestualizzati, si muovevano bene a loro agio, così in quel determinato. Quando le abbiamo portate per la prima volta a fare la prima escursione nel supermercato, si vedeva che mancavano tutte quelle competenze trasversali, no? Magari c'era quella di base, perché sanno leggere, perché erano in un ambiente protetto. Esatto, ecco. Quindi passavano dalla famiglia ambiente protetto alla scuola ambiente protetto, non avevano mai avuto l'esperienza magari di uscire fuori un attimo, e infatti si perdevano tra le corsie dei supermercati, non sapevano e si giravano. Alla fine invece riuscivano a fare la spesa da sola, al di là quindi del trovare il posto di lavoro, però questa è una bella conquista, sapere andare in supermercato, prendersi le cose che servono, andare alla cassa e anche dare i soldi e fare il resto. Questa è stata una bella conquista, secondo me. Pensate di proseguire il vostro progetto? Sì, sono 4 anni che va avanti e di ciclo in ciclo si continua così. Va bene, la ringrazio. Grazie. Arrivederci. Mille, arrivederci.